io ero venuto a Ferragosto a salutare, quindi avevo promesso che sarei tornato per le vacanze. Ma lei è sempre presente comunque nelle cose, adesso cara, ci stiamo dando. Molto lieto. Piacere. Piacere, è bellissima. È bellissima. Posso lasciarle un pensierino? Oh, ma grazie. Grazie. Tanti auguri. Grazie anche a lei. Bene, auguri. Per tutta la sua vita. La signora è un'ex infermiera di San Martino. Ah, allora è del settore. Può dare una mano alle sue colleghe allora. Se ce la fa. Ah, mi sembrava, dico, così alto. Sono alto. Lei mi vede sempre magari seduto in televisione. Male, appunto, bene. Tutto bene? Non si male, non posso lamentare. Ero venuto a Ferragosto ma non l'avevo vista lei. Era qua? Sì. Forse magari stava riposando. Quindi mi avevano chiesto di venirvi a trovare anche nelle vacanze di Natale. Sono venuto. Grazie. Grazie. Bene, auguri. Tanto lei. Dai, auguri. Va bene, grazie. A lei, arrivederci. Bene, allora grazie per il sostegno. Tanti auguri. Io l'ho sempre seguito. Bene, mi fa molto piacere. Televisione, sai. Bene. Non è come un giorno che lui. Bene, dai. Allora ci vediamo presto. Spero, auguri allora. Spero. Dai, tanti auguri. Grazie. A presto. Bene, auguri. Grazie di auguri, valore. Ci vediamo a Pasqua. Che ero venuto a Ferragosto a trovare questi anziani e mi avevano chiesto di venire a trovare nelle vacanze, quindi sono venuto qui il giorno dell'Epifania per portare la mia solidarietà e anche per prospettare una proposta che credo veramente interessante, perché il problema degli anziani in Liguria è all'esasperazione. Siamo la regione con più anziani, 240 ogni 1000, con una media italiana di 140 ogni 1000, quindi pensate il tema. Il problema è di quantità, mancano tanti posti letto e questo è un problema da risolvere urgentemente, 1000 solo nella città di Genova, ma soprattutto io propongo un modo nuovo, un'organizzazione diversa e quindi penso di inserire delle figure che potremmo chiamare degli assistenti personali, che possono essere infermieri, paramedici, esperti, cui faremo dei corsi, che si prendono in cura non più di 70-80 anziani dall'inizio del problema che hanno alla fine, in modo che la famiglia sappia sempre a chi rivolgersi e questa persona che assiste questi 70-80 anziani sappia il problema di ognuno e non ripartire da zero, in modo che credo che sia un modo per risparmiare, per essere vicino alle famiglie e agli anziani stessi.